quello del sottosegretario al Ministero delle Imprese del Made in Italy, Massimo Bitonci, a cui al cui nome è legata questa riforma appunto del fondo di garanzia. Io lo introduco facendo riferimento a un principio che è stato più volte esplicitato in occasione della gestione di questa riforma, ovvero il principio secondo il quale non esiste il credito se non ci sono le garanzie. Da parte dei vari relatori sono arrivate diverse sollecitazioni, alcune relativamente alle mid cap, altre relativamente anche segnatamente da Confindustria, relativamente alla necessità di allungare i termini di efficacia di questa riforma non solo al 2024, sulla base però delle disponibilità finanziarie esistenti, però ecco, le do la parola sottolineando a beneficio di questa platea il fatto che in questo caso è stato seguito un doppio percorso, uno di tipo metodologico che ha fatto riferimento sostanzialmente a un approccio tutto incentrato sui dati, ma anche una grande interlocuzione con gli stakeholder nella finalità della definizione di questo strumento nuovo di gestione del credito, e dall'altro lato nel merito la esigenza sempre di tenere insieme un po' tutti i protagonisti che oggi abbiamo ascoltato. Però ci ricomponga lei il quadro dentro il quale si muove il tutto e ci faccia capire qual è la direzione di marcia anche per i prossimi mesi. Prego. Grazie, intanto volevo ringraziare l'ex ministro Cesare Damiano per l'invito. Mi ha telefonato lui personalmente, quindi lui personalmente mi ha chiamato per chiedermi di partecipare. Io ovviamente ho detto subito di sì, visto anche l'importanza del tema e anche il ruolo insomma, che ha avuto nella storia di questa Repubblica, insomma, i vari momenti importanti e vari importanti passaggi. Ringrazio ovviamente Giorgino, insomma ci conosciamo da anni. E saluto il presidente di MCC, Ferrante, siamo visti anche ieri sera. Questo per farvi capire che è vero, è un metodo e merito. Metodo perché abbiamo iniziato, ma un po' anche il mio modo anche di operare, avendo fatto il sindaco per tanti anni in due città diverse, tra l'altro Cittadella e Padova. Io penso che alla base del ruolo di chi assume un incarico di governo sia molto l'ascolto. L'ho imparato facendo il sindaco, cioè nel senso che la cosa che devono imparare i politici non è parlare, è ascoltare, no? Perché ascoltando si capiscono molte cose. E allora abbiamo iniziato più di 6 mesi fa, a metà dello scorso anno, a fare tutta una serie di incontri, anche perché per la prima volta c'era una delega specifica sui fondi di garanzia. In passato mai ora Mimit e ex Mise c'era una delega sul fondo di garanzia. Quindi gli operatori non sapevano mai da chi andare, no? Se andare da un sottosegretario, andare direttamente dal ministro oppure a parlare con i funzionari. Io da quando ho avuto questa delega e anche grazie al mio staff, che ho delle persone anche molto, molto competenti, tra cui anche Guglielmo che è Belardi, che è qui in platea, che insomma è distaccato da MCC, presso la mia segreteria, abbiamo cominciato un percorso direi lungo ma estremamente fruttuoso, perché io ho incontrato praticamente tutti, allora all'inizio ovviamente MCC, che ringrazio ancora per il grande lavoro di elaborazione dei dati, perché io penso, ma l'abbiamo fatto anche sul disegno di legge sugli incentivi, cioè per fare una riforma bisogna partire dal monitoraggio. Cioè bisogna partire dai dati, non è che puoi partire sempre dalle tue magari idee che vengono sconfessate magari dall'analisi poi dei dati. Quindi loro ci hanno supportato settimanalmente perché ogni volta che c'era una proposta da parte di uno stakeholder la facevamo elaborare, in modo da vedere se poi si univa alle proposte degli altri. Quindi abbiamo sentito ABI, MCC, tutti quanti i confidi che non sono pochi, insomma, tutti i confidi. Su questo anticipo che stiamo già lavorando e i confidi lo sanno, io ho un grande apprezzamento per il lavoro dei confidi e sapete che durante il periodo del temporary framework hanno avuto un periodo molto difficile perché ovviamente come diceva prima il senatore Misiani, senatore onorevole, insomma anche lui con vari passaggi, ma anche sottoscritto, perché sono stato capogruppo al Senato per un anno. Ecco, il tema ovviamente è quello che
stiamo lavorando anche a una riforma del sistema dei confidi, nel senso che dopo 20 anni è cambiato il mondo della finanza, è cambiato il mondo del credito, e il fatto che i confidi sono enti di mutualità, io lo continuo a ripetere perché ho anche la delega alle cooperative, Cesare, ho anche la delega alle cooperative, penso uno della Lega che ha anche la delega alle cooperative, è come battuta, no? E anche con il mondo delle cooperative è un mondo, insomma, dove è importante la mutualità, no? Allora, la mutualità dei confidi, che non hanno la finalità è dare il supporto alle imprese, e sono tutte non PMI, sono tutte microimprese, perché ritorniamo al concetto di prima, no? Che alla fine in Italia il 98%, perché questi sono i dati, sono microimprese, ed è un tessuto eccezionale di artigiani, di commercianti, e che sono soci di questi, poi di questi confidi, e sono anche quelli che ne fruiscono anche i servizi. Durante il periodo del temporary, ovviamente con copertura al 100% o al 90%, bisogna anche ricordare cos'era il fondo di garanzia prima, 2019, e che cos'è adesso. Passiamo da, mi pare, 18, vero? 18 miliardi di coperture a più di 200 miliardi, siamo arrivati anche a 250 miliardi di coperture. Cioè, io quando discuto anche in varie trasmissioni, anche economiche, dove ci troviamo magari a confrontarci spesso, si parla poco del fondo e magari si parla del provvedimento economico che in realtà non ha nessun riscontro di politica economica o finanziaria, quando abbiamo uno strumento che altri paesi ci invidiano. Perché quello è il tema. Perché il fondo di garanzia, Giorgino mi ha rubato la battuta, cioè non esiste il credito senza il fondo di garanzia PMI in Italia. Questa è la realtà. Poi dovremmo discutere sul fatto di quanto si sono appoggiati il sistema bancario sul fondo di garanzia e magari non restituendo tassi più favorevoli come ci chiede l'Europa, perché uno dei temi di contrattazione e anche discussione dell'Europa sul fondo di garanzia è anche quello, no? Nel senso che se c'è una forte copertura da parte delle garanzie statali è anche chiaro che il mondo bancario deve riconoscere queste garanzie che vengono erogate. Quindi tutto questo lavoro che abbiamo fatto seguendo tutti, in cui io ho chiesto a tutti non delle indicazioni di carattere generale, ma puntuali. Cioè ho chiesto a tutti una, e vedo che alcuni sono anche presenti oggi, ho chiesto un report di tutte le loro indicazioni di modifiche puntuali del fondo. Le percentuali di copertura, le commissioni e tutto quello che ovviamente doveva essere modificato. In più l'abbiamo anche integrato, cioè la novità importante è il terzo settore anche, cioè quanti servizi eroga il terzo settore che non eroga magari l'amministrazione pubblica, quante le imprese, cioè le imprese iscritte al REA RUNS sono imprese che erogano servizi, sempre con lo stesso concetto, il concetto anche della mutualità. Abbiamo aperto una sezione speciale presso il Ministero del Lavoro. Allora, sono stato al Ministero del Lavoro e col Vice Ministro abbiamo discusso di questo tema. Ovviamente c'è stata qualche piccola polemica, perché dopo dice sì, però il fondo è un fondo PMI, cosa c'entra il terzo settore, no? Da chi no? Ma invece il ragionamento è che nel terzo settore ci sono le imprese. Nel terzo settore ci sono associazioni che erogano dei servizi, nel terzo settore ci sono associazioni che erogano servizi e che non hanno accesso al credito, perché è impossibile fare la valutazione del merito creditizio su queste associazioni, e quindi abbiamo fatto la sezione speciale, quindi sezione speciale presso il Ministero del Lavoro, che partirà, stiamo cercando i fondi. Ho incontrato la CEI. C'è il problema anche delle parrocchie, no? Quanti servizi vengono erogati da parte delle parrocchie attraverso il sistema scolastico e anche altro? Cioè, nel senso che il fondo di garanzia ha aperto e ha fatto tornare a casa anche le small mid cap, perché anche questo, cioè quando c'era un po'
di discussione col mondo artigiano, no? Dicendo però insomma le small big cap, insomma dopo alla fine insomma l'assorbimento del small big cap sul fondo potrebbe essere, infatti abbiamo messo un cap del 15%, però io lo dico a tutta la platea oggi presente, cosa sono le small big cap in Italia? Sono a capo di una filiera e quella filiera chi sono? Sono artigiani alla fine, quindi stiamo parlando, non bisogna fare la guerra small big cap, PMI, microimprese, artigiani, commercianti, perché quelle small big cap fino a 499 dipendenti, insomma, e con varie connotazioni, sono dei punti di riferimento di un'intera filiera di artigiani che ovviamente hanno bisogno del fondo di garanzia. Abbiamo lavorato sull'importo massimo, adesso stiamo aspettando ovviamente l'ok da parte della Commissione europea sui 5 milioni, che insomma questa è una richiesta che viene direttamente da Confindustria. Abbiamo lavorato per togliere il costo delle commissioni, perché questo era molto importante per le microimprese e per i confidi anche, in modo di dare spazio ai confidi. Abbiamo lavorato sull'importo ridotto. Guardate, io ho incontrato in questi giorni, perché il rapporto ormai è giornaliero con il settore, già il fatto di aver portato a 80.000 euro l'importo ridotto ha già creato degli spazi importanti per i confidi. Le banche chiamano i confidi per fare le garanzie con i confidi, cioè avendo portato la liquidità al 55-60%, anche questo su richiesta anche del Ministero dell'Economia, è chiaro che si è aperto uno spazio importante per i confidi. E perché abbiamo messo quel numero, Ministro, perché abbiamo messo quel numero, 80? Abbiamo messo 80 perché i confidi, la media degli affidamenti dei confidi sono 92.000 euro. Quindi è tutto un ragionamento fatto attraverso lo studio e il lavoro fatto dal medio credito centrale. E poi il tema della governance, anche qui veniva richiesto che gli stakeholder potessero partecipare, e allora abbiamo pensato al metodo, no? Nel senso, se il metodo è stato sentire tutti, perché non creare un comitato a latere del comitato di gestione, dove quel lavoro che ho fatto io in maniera diciamo artigianale sul mio ufficetto diventasse invece un posto puntuale dove tutti gli stakeholder che sono venuti in ufficio da me e che mi hanno portato il loro report e tutti quanti hanno contribuito alla riforma del fondo di garanzia PMI, ci sia una sede stabile dove possano dare degli indirizzi importanti. E così anche per quanto riguarda, adesso si apre il panorama, ne abbiamo parlato anche con il Presidente anche ieri sera, del privato, cioè quanto è importante poi che il privato possa attraverso MCC, attraverso i confidi, lavorare sulla raccolta, no? Possa lavorare anche sul credito diretto, perché noi abbiamo discusso per anni del ruolo del microcredito, che non è poi il termine esatto, no? Però quanto è importante nel momento in cui la fascia 5, va bene, è esclusa dal fondo e abbiamo dato la possibilità ai confidi di lavorare fino a 80.000 euro sulla liquidità, quanto è importante adesso fare il passo successivo e dire no, adesso vediamo di trovare una strada anche per il credito diretto, per l'erogazione diretta, non solo le garanzie, ma anche l'erogazione diretta a quei piccoli, no? Il negoziante, il piccolo artigiano che va in banca e rispetto al sistema bancario, io ne parlerei di ore di queste cose, perché essendo dottore commercialista da 30 anni e avendo seguito tante aziende, avendo portato in banca tante piccole anche aziende, cioè negli anni passati, io mi ricordo quando ho cominciato negli anni 90, cioè tu parlavi direttamente col direttore e insomma, cioè la valutazione del merito creditizio era fatta di storia, no? Era fatta di rapporti
di anni e anni di rapporti e anche di fiducia, no? Va bene, dai, rientrerai il mese prossimo, va bene, dai, stavolta facciamo così, poi tanto so. Dopo invece, quando il sistema è diventato molto rigido, no? Regolamenti europei, Basilea 1, 2 e così, non c'è stato più un rapporto diretto con il direttore di banca. Tutto è andato a un livello superiore e tutta questa platea di soggetti che sono affidabili sulla loro storia, sulla loro faccia, sulla loro persona, questi soggetti affidabili sono stati espulsi dal sistema bancario. Ecco qui il ruolo dei Confidi e il ruolo anche di medio credito centrale e il ruolo anche del privato che ha risorse, che può mettere a disposizione e che possono poi essere erogate nel sistema economico produttivo, che è assolutamente importante e fondamentale. Ecco, io vi ringrazio molto, spero di non essere stato troppo lungo nel mio intervento, però sono temi che mi appassionano perché sono temi di economia, Cesare, cioè questi sono temi di economia, magari non se ne parla, cioè non c'è l'apertura del TG1 che parla del fondo di garanzia, va bene, magari c'è l'apertura del TG1 che parla della detrazione sul bonus terzo figlio e così, che magari ha un patto sul bilancio magari di qualche decina di milioni di euro, mentre magari il fondo di garanzia sostiene le imprese per 250 miliardi, ma perché è un tema molto tecnico, è un tema tecnico. Molte volte gli stessi imprenditori che poi vanno in banca e la banca si copre con il fondo di garanzia magari neppure lo sanno, questa è la realtà. Quindi forse, Presidente, l'informazione è importante di quanto ci sia un sostegno statale fondamentale per il nostro sistema produttivo. C'è il termine del 2024, è per quello che noi cominciamo già a lavorare adesso, per il 2025 e sempre anche abbinando la riforma dei Confidi, perché io credo che, insomma, dando spazio ai Confidi, dando spazio al privato, anche al privato, quindi mettendo insieme, dando spazio, concludo, alle regioni, guardate, se guardate i dati delle regioni, allora ci sono regioni che non hanno neppure la sezione speciale, cioè ci sono regioni che non hanno la sezione speciale, e magari fanno erogazioni in altro. Allora, con la conferenza delle regioni, sezioni speciali in tutte quante le regioni, la tripartita, che è uno strumento fondamentale, insomma, la regione potrà fare delle scelte settoriali, perché ogni regione è diversa dall'altra, quindi ovviamente deve fare delle scelte a seconda poi del settore di riferimento o della filiera, che è diversa fortunatamente da regione a regione, però insomma il sostegno anche delle regioni, perché facendo squadra si arriva al risultato. Quindi vuol dire governo, vuol dire medio credito centrale, vuol dire Confidi, vuol dire privato, vuol dire anche regioni. Quindi io concludo, vi ringrazio e complimenti ancora per questa giornata.